Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare di unicorni, perché ve l'avevo promesso nel video sugli unicorni che avrei espanso l'argomento andando a parlare di tutte le altre creature che collateralmente possono essere identificate come tali, e oggi torniamo in quel della Cina, o meglio dell'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Corea, Thailandia, anche Vietnam per una breve menzione. Oggi parliamo di quello che universalmente è riconosciuto essere l'unicorno dell'Estremo Oriente, per quanto con l'unicorno abbia solo una robetta in comune: l'indole pacifica e il significato di purificazione e purezza. Oggi parliamo del Qilin, o del Qilin a quanto pare in cinese, non Qilin, Qilin. Non... sì. Perché? Perché devo imparare tutte le lingue del mondo per fare sti video? Prima di cominciare vi ricordo che ho scritto un libro, Il Destino di Loki, primo capitolo della quadrilogia del Crepuscolo. Trovate il link Amazon per recuperarlo sia in formato cartaceo che in formato Kindle. Trovate anche il link per la piattaforma viola di streaming, mi raccomando, il lunedì, mercoledì e giovedì online. Mi trovate anche il link per le pagine social, per le pagine dove donare qualche soldo al vostro Crivit. Trovate il link per la pagina Docity, per lo store di Canto Topolinia e per lo store delle magliette, mi raccomando. Detto questo, andiamo speditamente avanti perché c'è un bel po' da dire su questa creatura leggendaria, il Qilin o Qilin in cinese, suppongo. Come con l'unicorno, il Qilin, lo chiamerò al giapponese perché ci sono nato con questa parola e quindi non me la toglierò troppo di torno, mi fa strano chiamarlo alla cinese, è un animale leggendario molto popolare in Estremo Oriente, in ogni parte dell'Estremo Oriente, che ha una origine talmente banale che effettivamente mi ha fatto pensare che perché non ci sono arrivato prima, anche perché quella parola significa esattamente quell'animale oggigiorno. Però effettivamente con l'unicorno ha un qualcosa in comune. Il nome Qilin alla cinese, oltre al fatto che indicherebbe la specie dividendola in maschi e femmine, ovvero i maschi della specie del Qilin si chiamano C e le femmine si chiamano Lin, potrebbe derivare, secondo molti studiosi, da una serie di modifiche alla parola originaria cinese, non solo, del ceppo di quelle zone, che andrebbe a indicare il rinoceronte, con alcune declinazioni che farebbero pensare invece in antichi termini utilizzati per indicare le balene o i mammut, e però sempre là stiamo, sempre al rinoceronte, sempre lì. C'è da dire però che la descrizione fisica del Qilin, rispetto di quella del rinoceronte che è poi diventato l'unicorno, è molto più particolare, perché dell'unicorno, come lo intendiamo noi, sia in tempi antichi che in tempi più moderni, ha veramente poco. In realtà il Qilin viene rappresentato con un numero variabile di corna che va da 1 a 3 ed è una creatura che noi occidentali potremmo definire meglio come chimera piuttosto che come unicorno, dato che, come molti spiriti e animali mistici cinesi e non solo, è una sorta di amalgama di vari animali più noti. Tendenzialmente ha la testa di drago, con un numero variabile per l'appunto di corna che va da 1 a 3. Corna ovviamente da drago o da cervo, e le corna da drago già sono corna da cervo praticamente. Un corpo che può essere variabilmente di cavallo, di cervo o di bovino. E la coda che può essere o di bovino o di leone, il tutto però condito di scaglie che possono essere, a seconda del periodo storico in cui viene rappresentato nell'arte classica questo animale leggendario, o di drago o di carpa. Con tanto di baffoni da carpa delle volte aggiunte sulla testa di drago, che è una cosa anche abbastanza comune, il tutto però contornato anche da gioielli, decori e soprattutto fiamme, perché il Qilin effettivamente è ricoperto spesso e volentieri di fiamme che fungono più da decorazione che da altro. A differenza dei draghi, che nella maggior parte delle opere tradizionali vengono rappresentati dorati, almeno in Cina,
In realtà il kirin è variopinto, ha dei colori che tendono più che altro verso colori della purezza, quindi il bianco sovrasta tutti, però tendenzialmente lo si può trovare in tutti i colori e con tutte le decorazioni e i gioielli addosso possibili e immaginabili. Le rappresentazioni cambiano di volta in volta però, perché per esempio già di partenza delle volte il suo corpo non è bovino o di cervo o di cavallo, delle volte il corpo è possente e striato come quello di una tigre o comunque come quello di un felino, pur conservando le zampe con gli zoccoli, quindi o da cervo o da bovino o da cavallo. Nella dinastia Jin, per esempio, il Kirin viene rappresentato come una creatura bella possente, molto più fiera, molto più, diciamo, cattiva, ma non nel senso etico del termine, di quanto possiamo vedere altrove, con veramente un corpo bello muscoloso, zampe possenti, una testa di drago furente e fiamme che lo avvolgono ovunque. Però, per esempio, durante la dinastia Manchu Qing, dal 1644 al 1911, il Kirin diventa estremamente variopinto, è un arcobaleno draconico, cioè la testa di drago, le corna di cervo, momento la pelle, le scaglie di un pesce, gli zoccoli di un bue e la coda di un leone, con fiamme variopinte che gli ricoprono il corpo e con gioielli ovunque. Tra le caratteristiche principali di questo animale è che è particolarmente gentile e leggiadro, infatti pare che il suo movimento sia così accorto e gentile che le sue zampe a malapena toccano terra e quando lo fanno comunque neanche i fili d'erba si piegano. Tra l'altro il Kirin è un animale leggendario molto mansueto, molto gentile e letteralmente pacifista, tanto che pur avendo una forma semidraconica è erbivoro, a malapena mangia in realtà. Pur avendo altre caratteristiche che tra poco evidenzieremo insieme, è un animale con il corpo striato maculato, con il collo lungo perché è una testa di drago, che ha due corna tipo quelli di un cervo, circa, la coda lunga da leone che finisce con un cespuglietto, le zampe sottili e lunghe che finiscono in uno zoccolo. È una giraffa. È una giraffa. Nella parata dell'ovvio del sottolineare come l'unicorno sia un rinoceronte alla base, il Kirin alla base è probabilmente una giraffa, solo che non si sa bene in questo caso come sia possibile, quando sia nato il Kirin, essere leggende effettivamente sono pre o post scoperta delle giraffe da parte delle popolazioni di quei luoghi. Perché tendenzialmente in Cina, Corea, Giappone e così via, non è così facile trovare delle giraffe. Probabilmente c'erano giraffe prima in un'epoca molto remota, giraffe che poi magari prese dai cambiamenti climatici si sono estinte e quindi è rimasta la memoria ancestrale di questi animali e si è generato come animale leggendario il Kirin, oppure l'associazione con il Kirin, figura preesistente, la sua modificazione fisica a livello di simil giraffa è avvenuta dopo, quando magari sulla base di invenzioni precedenti si è adattata alla giraffa come esempio principale fisico di un Kirin, e quindi quando per la prima volta sono state presentate alla vista delle popolazioni cinesi e non solo le giraffe, si è associato questo animale al Kirin. Tanto che il termine Kirin in giapponese e in coreano significa letteralmente giraffa. Però anche lì c'è da vedere quando è stata associata la parola all'animale, come succede per esempio con il Leviatano in ebraico. Leviatano in ebraico significa balena, ma in tempi antichi probabilmente indicava quello che era un mostro marino per gli ebrei, forse un coccodrillo del Nilo. Insomma, il discorso è lunghissimo, si potrebbe star qui a parlare per ore, però il Kirin è una maledetta giraffa! Però è una maledetta giraffa con i superpoteri, è veramente molto figo come animale leggendario, tra l'altro è estremamente pacifico, ve lo ripeto, non piega neanche i fili d'erba al passaggio e ha un naturale istinto per il bene e per il male, tanto che i Kirin in giudizio pare che siano invocati per instillare la giusta visione nei giudici. Inoltre, pur essendo animali particolarmente pacifici, per il buddismo i Kirin possono diventare molto violenti e inondare di fiamme i propri nemici
che sono tendenzialmente persone incredibilmente malvagie o che minacciano la vita di persone molto giuste, molto sagge, molto savie. E sarebbe uno di quei casi molto rari in cui un draconide orientale sputa fisicamente fiamme per bruciare i propri nemici. Sono creature quindi che tendenzialmente simboleggiano la purezza e la purificazione dei luoghi o dal male, quindi sono creature molto rispettate e simbolicamente importantissime. Tra l'altro ci sono altre piccole leggende che sottolineano questo ruolo. La prima menzione di un Kirin dovrebbe fare riferimento all'opera Cronache di Zuo, scritta da Zuo Zhuan, nel V secolo avanti Cristo, in cui ci viene detto che la scrittura è stata inventata circa nel 3000 avanti Cristo e tutti gli idiomi e tutte quante le lettere sono state recuperate dalla pelle di un Kirin. Infatti il Kirin avrebbe presentato delle scritte, degli idiomi sul dorso che poi sono stati ricopiati e che sarebbero stati poi la base della lingua cinese. Inoltre molte storie ci raccontano di come i Kirin visitino le case delle persone che attendono un bambino o che stanno per generare un figlio, soprattutto se il figlio in questione si rivelerà particolarmente saggio e giusto. Difatti pare che un Kirin si sia presentato a casa della mamma di Confucio con delle gemme preziose in bocca, delle volte della giada, e come simbolo della nascita imminente di uno dei più grandi saggi mai esistiti. Quindi diventano anche simbolo di buon augurio, ma anche di fertilità, perché tendenzialmente dove passa un Kirin sta per nascere qualcuno. Ma allo stesso tempo i Kirin compaiono nel mondo mortale solo in queste occasioni, ovvero si manifesta un nuovo Kirin o comunque un Kirin quando stanno per nascere persone particolarmente giuste e importanti, oppure quando stanno per morire, come ultimo canto della Fenice al funerale di Silente. Perché mi sono ricordato questa cosa? Perché mi voglio male? Però tendenzialmente i Kirin facevano anche visita, specie nei giardini imperiali, quando l'imperatore che a momento sedeva sul trono era una persona particolarmente saggia, giusta ed equilibrata, destinata a essere un bravo governante. Il primo ad avere questo onore fu ovviamente l'imperatore giallo, il massimo imperatore mitologico ancestrale della Cina, che pare venisse visitato costantemente nei propri giardini da una di queste creature. All'imperatore Yao, a quanto pare poi, fu portata una coppia di giraffe da una spedizione in Est Africa. Giraffe che furono ovviamente confuse da tutti con il Kirin, per lo stesso ragionamento che vi ho fatto poco fa. E l'imperatore ne fu particolarmente felice perché, oh mio Dio, sono un imperatore giusto e saggio, che bello! Alcuni secoli dopo, nel 1400 circa, durante la dinastia Ming, viene circufficializzata la corrispondenza fra giraffe e Kirin perché Zheng He, un generale, un ammiraglio particolarmente noto che aveva fatto un viaggio per l'appunto di nuovo in Africa, tornò a corte dell'imperatore, l'imperatore Yongle, anche lui un militare che aveva dovuto combattere tra l'altro una sanguinosa guerra civile per salire al potere, un paio di giraffe, perché dei mercanti, forse avendo saputo che i cinesi avevano questa strana associazione fra Kirin e giraffe, volevano ingraziarsi il governante. L'imperatore Yongle, prima di essere un imperatore però, era un uomo abbastanza avanti con l'età, aveva visto un sacco di cose, era un guerriero, non era molto incline né alle lusinghe né alle superstizioni. Secondo alcune versioni accettò il dono come segno di buon augurio perché comunque erano due Kirin, quindi comunque legittimavano meglio il regno, specie perché aveva dovuto combattere contro suo nipote per riuscire, uno dei suoi 30 nipoti in realtà, per riuscire ad arrivare al trono. È un bordello la storia cinese. Ma secondo alcuni l'imperatore vide le due giraffe e commentò con una frase del tipo: sentite, io lo so di non essere una persona saggia, però so per sicuro, dato che non sono saggio, che quelli non so Kirin, so giraffe. Cortesemente, portateli allo zoo. Dai, portate Melman allo zoo. Grazie.
Insomma, sono simboli sostanzialmente di buon augurio, c'è chi ci credeva, c'è chi no, però per esempio una cosa molto singolare è che delle volte questi killing si sono prestati come cavalcature di persone particolarmente nobili. Qui sbaglierò sempre la pronuncia, il buon Marco Campa, che quando faccio sti video commenta sempre, mi correggerà. Il fondatore del regno Goguryeo in Corea, re Dongmyeong, che penso si pronunci tipo Dongmyeong, no, non è vero, che ha regnato tra il 37 e il 19 a.C., pare avesse, secondo le leggende, un Kirin come cavallo. Figata. La figura si è poi diffusa in tutto il bacino dell'Estremo Oriente e il Kirin è entrato a far parte un po' dell'immaginario collettivo in associazione ad altri animali leggendari. Tanto che tra i Siling, i 5 animali leggendari di cui ho già parlato molti anni fa, prendeva spesso il posto della tigre anche per una somiglianza fisica, visto che spesso e volentieri aveva il corpo di un felino striato. Ma non solo, in ordine di potenza, secondo delle dinastie, venivano ordinate tipo ranking poll dei personaggi preferiti nei manga, questi animali leggendari, e il Kirin rientra costantemente nella top 3 a livello di importanza e potere divino dopo il drago e la fenice, per ovvie ragioni, perché il drago e la fenice sono i simboli dell'imperatore cinese. Ma tipo, spesso in Giappone il Kirin fa il salto della quaglia e va al primo posto, ma anche in Cina in alcune dinastie. Però sono robe veramente da fanboy che non piacciono persino a me che sono un fanboy. Però, per esempio, ci sono delle danze ispirate a questi animali leggendari e la danza del Kirin, che prevede rapidi movimenti della testa e salti leggiadri, pare fosse una danza propiziatoria che serviva per invocare purezza, purificazione, bontà, giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Il Kirin si è diffuso in tutto quanto il bacino dell'Estremo Oriente, in Giappone è sostanzialmente immutato, tranne che un pochettino più cervide, forse, come rappresentazione. In Corea invece ha avuto una trasformazione simile, ma in un animale diverso, è molto più simile a un cavallo. Ed in Thailandia ci sono un paio di animali leggendari che ricordano il Kirin, che sono incredibilmente potenti perché dovrebbero rappresentare circa divinità indiane, bodhisattva con poteri elementali immensi, incredibili, ma un bordello incredibile, veramente fuoco, diamanti, gioielli, poteri magici, cose, robe. Sostanzialmente abbiamo esaurito quello che c'è da dire sul Kirin, tranne per un piccolo particolare che adesso vi voglio sottolineare. Il Kirin ha questa capacità, come vi ho detto, di distinguere il bene dal male, che spesso lo fa confondere con un altro animale leggendario di origine cinese che mi ha tirato effettivamente un brutto scherzo perché ero convinto che fossero la stessa cosa. Il Kirin è... Perché? Lo Xieji dovrebbe essere, spero, che secondo le descrizioni cinesi dovrebbe avere sostanzialmente l'apparenza di una pecora, di un montone o di un bue, con la testa di leone circa, un lungo corno sulla fronte e una campanella attaccata al collo, ma lo lasciamo perdere. E sì, condivide una certa somiglianza con il Kirin anche per il fatto che presenta un corno sulla testa, come in alcune rappresentazioni effettive del Kirin cinese, giapponese, eccetera, eccetera. E ha anche lui questa incredibile qualità di distinguere il giusto dallo sbagliato. Quindi nei giudizi questo animale leggendario era effettivamente presente e poteva giudicare i criminali dalle persone innocenti. Sostanzialmente era una sorta di montone con un corno solo che caricava di forza le persone colpevoli di qualche crimine, assicurandole alla giustizia, diventando un simbolo effettivo della giustizia cinese a quei tempi e non solo, perché l'animale poi si è traslato ovviamente nelle zone vicine, in Corea e in Giappone. In Giappone viene chiamato Kaichi ed è più simile a uno Shisa, perché è un leone con il corno e una criniera simile al manto di un montone di una pecora. E in Corea, mi sono dimenticato come si pronuncia, anche se ho visto The God of High School,
si chiama Aeta, è scritto, perdonatemi, che è molto più leonino in realtà come descrizione fisica. Ha un corno sulla fronte e il corpo ricoperto non dal vello simile a quello di un montone, ma da scaglie tipo drago o pesce. Ma in realtà ha un ruolo un pochettino diverso rispetto alle altre parti dell'Estremo Oriente in Corea, perché è un animale che, oltre ad avere la capacità di conoscere il bene dal male, ha la capacità di prevenire i disastri. Quindi nell'attuale Seoul è possibile trovare un sacco di statue di questo animale, proprio perché questa creatura leggendaria può proteggere la zona da disastri naturali come maremoti, terremoti e simili. Tutte queste tre creature, l'unicorno, il kirin e lo shieji, sono animali con un numero variabile di corni in testa che non hanno quasi nulla in comune, a parte qualche piccolo dettaglio, tranne una singola cosa: sono simboli di purezza. Quindi è effettivamente giusto tradurre il kirin come l'unicorno cinese o giapponese o coreano, quel che è, per una somiglianza di scopo più che una somiglianza fisica, perché a livello di descrizione fisica dura e puro questi tre animali sono totalmente diversi. E io mi fermo qua. In cultura popolare queste creature sono molto importanti, specie per la mia confusione personale. Come alcuni di voi sapranno, io gioco a Genshin Impact ed ero convintissimo che due personaggi, Ganyu e Yanfei, fossero entrambi mezzi Kirin. In realtà solo Ganyu è una mezza Kirin, e invece Yanfei, essendo una giudice praticamente, è uno Jieji, e invece Ganyu è un mezzo Kirin. Nella sua versione coreana di Aetae è presente questa creatura poi in The God of High School come potere nascosto di uno dei protagonisti. Per quanto riguarda poi il Kirin, il botto più totale, è presente in Dungeons & Dragons e tutte le serie GDR derivate da Dungeons & Dragons sotto varie declinazioni, fra creature da combattere, divinità da soggettare, da seguire, bla 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 bla. È presente in Monster Hunter ed è bellissimo, è veramente bellissimo. È presente nella serie di Final Fantasy, una tecnica finale usata una sola volta da Sasuke in Naruto e si chiama per l'appunto Kirin, e ha questa vaga forma elettrica di un drago malvagio. Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, lo troviamo veramente in un sacco di posti. L'unicorno dell'Estremo Oriente è molto popolare, è un simbolo tutt'oggi molto apprezzato. Ditemi la vostra nei commenti se l'avete incontrato altrove. Io mi fermo qui. Grazie a tutti quanti per avermi seguito, ragazzi. Grazie per l'attenzione. Noi ci vediamo al prossimo video con una sorpresa. Settimana prossima, abbiamo parlato oggi di questo unicorno. Settimana prossima sbologniamo tutti gli altri. Preparatevi. Alla prossima.